Erano state numerose le famiglie e la stessa azienda sanitaria ad evidenziare una lacuna importante. Il sistema di tracciamento tamponi, in particolare per quello che riguarda le scuole, era praticamente in tilt. Da questa mattina però iniziano due importantissimi servizi, drive-in pediatrico e unità mobili a chiamata, su iniziativa dell'assessore Elena Chiorino. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, quindi da questa mattina iniziano questi due servizi. Sì, partiamo oggi con un potenziamento, come ha ben detto lei, sia dell'hub vaccinale, ma anche con un incremento di forze che si muovono direttamente sul territorio. Le regole imposte dal governo sono regole che oggettivamente non sono sostenibili e che hanno creato appunto un effetto, diciamo, di imbuto nel momento in cui c'era da fare anche soltanto il primo tampone, quindi il famoso T0 per intenderci. Potenziando il servizio si vuole andare a questa massa di tamponi e di analisi che c'erano da fare, cercando di arrivare anche direttamente nelle classi, sia perché noi crediamo fortemente nella necessità di tenere le scuole aperte e i bambini in classe. Ecco, dicevamo addirittura unità mobili, quindi con il sostegno della protezione civile insomma i bambini verranno trasportati in tempo zero proprio per effettuare il tampone. Sì, questo è l'intento, e se riusciamo a centrare questo obiettivo, a mettere a disposizione un dispiegamento così importante di forze, anche considerando la carenza di infermieri che si registra in tutto il Piemonte e in tutta Italia, fatemi dire che è un merito di questo territorio, delle realtà che su questo territorio insistono: Protezione Civile, l'ILT, Fondo Edotempia, nelle figure appunto dei loro presidenti che immediatamente si sono messi a disposizione, un grandissimo coordinamento col provveditorato, con l'ASL di Biella, col servizio SISP, con medici in pensione quali il dottor Modina e il dottor Berto, e l'intervento importante economico a sostegno di tutta l'operazione della Fondazione Cassa di Risparmio. Ci tengo a citarle tutte perché sono realtà che si sono messe a disposizione e che anche in questo momento sono in riunione per il coordinamento dei referenti Covid.